Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Kiva International. Oggi volevo vedere con voi un pochino l'argomento università, quindi se siete dei ragazzi della quarta, quinta superiore, ma anche dei ragazzi che stanno finendo il terzo anno della triennale all'università, questo video credo vi possa interessare. Vedremo infatti insieme oggi come scegliere un corso universitario e come sceglierlo in base anche al tipo di carriera, al tipo di obiettivi che vi siete preposti per il vostro futuro. Grazie all'esperienza di oltre 3 anni con i ragazzi e tutte le presentazioni che faccio nelle scuole, ma soprattutto proprio il contatto diretto con i ragazzi quando li supporto anche nella scelta appunto e nel percorso universitario all'estero, mi sono resa conto che molti ragazzi non hanno le idee chiarissime e soprattutto fanno delle scelte basate sui classici corsi universitari. Quindi, i ragazzi mi dicono: io vorrei studiare legge o medicina o comunque le classiche, diciamo, facoltà che appunto sono famose qua in Italia. A questo punto io mi chiedo perché e suggerisco ai ragazzi invece di vedere, magari di informarsi per fare proprio una scelta più consapevole su eventualmente delle carriere universitarie che siano un po' più inusuali e magari un po' più particolari. Per quale motivo suggerisco questo ai ragazzi? Perché se andremo a vedere la tabella con le classifiche dei lavori del futuro, vedremo che nessuno delle, diciamo che dei percorsi universitari standard portano appunto a questo tipo di lavoro. Quindi io suggerisco sempre ai ragazzi di fare una ricerca da questo punto di vista. Vi faccio anche. Avrei piacere farvi anche qualche esempio, così da capire meglio quello che intendo. Un mio amico fa un lavoro incredibile, lavora per una ONG, ovvero un'organizzazione non governativa, e fa uno dei lavori, a mio parere, più belli al mondo. Infatti, lui è laureato alla triennale in Italia, dopodiché però ha deciso di andare in Scozia e fare un master in Science and Technology Policy. La laurea quindi poi l'ha fatto diventare un International Energy Consultant. Quindi che cosa fa un International Energy Consultant? Può lavorare appunto per un'organizzazione non governativa, lui in particolare lavora per un'organizzazione non governativa che lo manda in Africa, a Tahiti, a vivere in diversi paesi in via di sviluppo, e quello che lui fa è fondamentalmente aiutare le popolazioni locali, magari dell'Africa e nei villaggi, a utilizzare le risorse a loro disponibili nella maniera più intelligente e più produttiva, appunto, più utile per le persone del luogo. Oltre ad essere remunerato molto molto bene, perché lui riceve oltre 100.000 dollari l'anno come retribuzione, inoltre gli vengono anche pagate tutte le spese di trasporto, il vitto, l'alloggio, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, esiste un corso universitario per questo tipo di figura. La stessa cosa. Vi porto un altro esempio, può essere quello di mio fratello. Mio fratello ha studiato a Northampton criminologia e ora lavora in Portogallo per una grossa banca mondiale e grazie alla sua laurea in criminologia può utilizzarla appunto per la sezione criminologia di AML, ovvero Anti-Money Laundering. Anti-Money Laundering è la sezione che tutte le banche hanno perché è l'antiriciclaggio. Quindi, come vedete, anche ad esempio una laurea come criminologia può essere utilizzata in un ambito magari un pochino diverso da quelli classici che tutti qua a quali tutti quanti pensiamo, che può essere non lo so, la polizia oppure l'area magari simile CSI. La stessa cosa si può fare con tantissime altre lauree. Infatti, io seguo ragazzi che hanno scelto delle lauree molto particolari. Ad esempio, sto seguendo un ragazzo che ha scelto di studiare sports management. Sto seguendo anche una ragazza che, ad esempio, ha scelto un corso universitario un pochino particolare, che è Psychology, Sociology and Politics.
e così tanti altri. Spero che questo video vi sia stato utile, soprattutto perché spero che possiate fare una scelta molto più consapevole. Vi consiglio dunque di andare a vedere quali sono le classifiche appunto dei lavori più richiesti nel futuro, anche perché se scegliete di studiare un qualcosa, quindi fare una carriera universitaria in un qualcosa di particolare, non la classica scelta che poi fanno tutti gli altri, io credo che una volta terminata appunto questa carriera sarete i primi a poter trovare lavoro, proprio perché se la classifica vi dice ad esempio che nel 2023-25 ci sarà una grossa richiesta di persone laureate, magari non solo nell'ambito classico della legge, ma magari specializzati nel GDPR, che è una cosa molto nuova che è venuta, è stata redatta appunto la privacy del GDPR solamente un anno fa, capirete che una persona che ha quel tipo di competenza riuscirà a trovare lavoro molto più semplicemente, molto più facilmente, più velocemente rispetto ad una persona che magari fa un tipo di carriera molto classico e nella quale poi nel mercato si trovano altre 100.000 persone che hanno fatto quel tipo di percorso. Quindi cercate magari di specializzarvi anche in base a quello che poi sono i vostri interessi reali, perché se magari avete un interesse particolare per l'ambiente e vedete che nella classifica ci sono parecchi lavori che nel futuro avranno a che fare con l'ambiente, perfetto, allora potete coniugare la vostra passione con quello che sarà poi la vostra carriera futura. Spero che questo video vi sia stato utile, se avete bisogno di contattarmi vi lascio tutte le informazioni qui sotto e ci vediamo nel prossimo video.